che fa un'altra integrazione sulla questione appunto dell'intersindacalità per come la concepiamo. Sì, va bene, appunto riparlo di nuovo perché mi ero preparato questo intervento, diciamo appunto sull'intersindacalità, che vuol dire sull'organizzazione, no? Cioè come funzioniamo, come siamo organizzati. Io credo che sia una cosa fondamentale, no, per noi. Allora, io credo che noi dobbiamo partire un po' proprio da delle idee anche molto semplici, ma credo molto efficaci, che sono poi il modo come funzioniamo, no? Nel senso che noi stessi ci troviamo, ci mettiamo insieme, ci organizziamo perché riconosciamo che abbiamo dei bisogni comuni, no? All'interno del posto di lavoro, e vogliamo chiedere i miglioramenti, o fuori, o la questione della casa, e via dicendo, no? Ecco. Rispetto a questo, lo dicevo anche prima, creiamo dei gruppi, creiamo delle comunità che sono basate su un principio, cioè sul fatto che queste comunità servono ovviamente per confrontarsi, per discutere, ma poi soprattutto servono per agire, no? Come io dico spesso, cioè se uno si deve lamentare, vabbè, almeno andiamo al bar e beviamo un caffè, perché se uno passa il tempo a lamentarsi senza far niente è gratis ed è completamente inutile, no? Quindi delle comunità che hanno degli obiettivi. Io credo che questo sia il punto fondamentale in cui, come vediamo da tante parti, nei posti migliori dove questo funziona attraverso le lotte, questo diventa un meccanismo efficace in cui anche il riconoscimento, la legittimità non è data perché uno è più sveglio, più intelligente, più bravo, ma dal fatto di essere insieme. E allo stesso modo di essere comunità aperte, perché se poi guardiamo nei territori, ovviamente le comunità, tutti dicono di fare comunità, no? Però tante volte, ad esempio, vediamo che sono gli stessi datori di lavoro che sfruttano per mettere contro un altro le comunità migranti, allora i moldavi contro i marocchini, gli albanesi contro i nigeriani o cose di questo genere, o i cinesi. Ecco, io credo che le nostre comunità devono essere delle comunità aperte, includenti, in cui ovviamente siamo tutti diversi, perché le comunità sono fatte da individui e per fortuna siamo tutti diversi, ma pur nella diversità abbiamo la capacità di stare insieme e di fare delle cose insieme. Perché? Perché riconosciamo che tutti siamo sfruttati da questo punto di vista, no? Ovviamente è molto facile dirlo, ma è molto difficile farlo, ok? Perché poi effettivamente anche queste differenze che ci sono tra di noi a volte sono delle differenze problematiche. E questo, se vale dentro i posti di lavoro, ancora di più vale fuori dei posti di lavoro, dove le persone tante volte tendono a farsi il cavo di loro, ok? Allora, però io credo che tutti noi come ADL, noi stessi che siamo qua, tante volte diciamo abbiamo costruito delle comunità, cioè del fatto che dopo ci diamo una mano a prescindere. Certo che l'obiettivo è strappare diritti, soldi eccetera ai datori di lavoro, ma poi è anche tutto il resto, perché come si diceva prima, la vita è fatta di tante cose, di tante situazioni, di tanti bisogni, ok? E credo che noi in qualche modo questa cosa, insomma, siamo riusciti anche a dimostrarlo. L'altro punto è che queste nostre comunità, questa nostra organizzazione deve essere indipendente. Gianni prima citava, no, il fatto che il patron, non so, fare il patronato è un costo, perché il rimborso che dà lo Stato, ci sono persone che lavorano ma il rimborso dello Stato non arriva. Ma il fatto di essere indipendenti, di non dover rispondere a nessuno, di poter decidere, non esiste un centro, non esiste qualcun altro a cui quando facciamo le lotte, quando ci organizziamo, dobbiamo rendere conto. Siamo noi, nel bene e nel male. Se facciamo bene è merito nostro, se facciamo male è colpa nostra. Non è che c'è qualcun altro che sopra la nostra testa ci dice che cosa possiamo, che cosa non possiamo fare. E questo credo che sia una cosa fondamentale nella nostra organizzazione, cioè essere indipendenti. Però indipendenti vuol dire che quando hai un problema, certo, chiediamo aiuto tra di noi, ma
dobbiamo comunque risolverlo noi questo problema. E queste due caratteristiche di costruire delle comunità che siano autonome e indipendenti è la base dell'organizzazione del nostro sindacato. Ovviamente però questo non vuol dire che noi pensiamo che siamo solo noi, che siamo i più bravi del mondo e quindi che se uno vuole fare qualcosa deve venire con noi perché noi siamo il vero sindacato, eccetera. Perché nei vari territori, nelle varie cose, si sviluppano anche altre forme di organizzazione. Ed è giusto che sia così. E dobbiamo trovare il modo per comunicare, per fare delle cose insieme. C'è il comitato che blocca gli sfratti, che lotta per la casa, c'è appunto il comitato sulla questione ambientale, contro la violenza di genere. Tante volte siamo anche noi che magari finito la DL andiamo a bloccare lo sfratto o a fare altre cose, ma tante volte non è così, poi ci sono i giovani, e gli anziani e via dicendo. Ecco. Questo è il punto, diciamo, che quindi costruire un'organizzazione che poi diventi un'organizzazione di organizzazioni e di reti, Questa vuol dire la pratica intersindacale, cioè vuol dire che noi dobbiamo trovare un modo per costruire questo tipo di rapporti, di relazioni, per rendere tutte le cose più potenti, perché poi, come si diceva prima, è chiaro che uno viene alla DL perché l'ha licenziato, poi però l'ha licenziato, poi lo sfratto dalla casa, allora da chi va? Va dalla DL? No, va da un altro. Dopo c'è un altro problema, che gli aumentano i biglietti dell'autobus. Bisogna costruire questo tipo di reti, fatto anche da interessi diversi, e anche questa è una cosa molto difficile. E però anche qua, come nella nostra organizzazione dei posti di lavoro, c'è una bussola, e che è questa, la capacità di fare delle lotte, delle cose concrete. Perché ormai, anche voi che siete qua, tutti lo sapete, in Italia ormai ce ne sono non so quante decine, anche, non dico dei sindacati confederali, ma dico anche dei COBAS, no? Ce n'è di tutti i generi e tutti ti dicono che sono i più bravi, i più belli, eccetera, eccetera, no? Sono quelli che Gianni una volta ha definito come sindacati spazzatura, no? Che prendono su tutto e tutto va bene, tanto basta fare un po' di tessere e poi bene o male sopravvivi. Ecco, noi pensiamo che questa sia la miseria, o sindacati sempre che usano sta sigla COBAS, che magari dove siamo noi vengono a rompere le scatole perché dicono che il quarto livello è troppo poco e poi sugli altri fanno, come è successo alla Cablog, l'accordo per i carrellisti al quarto junior che dovrebbero avere il quarto, no? Perché là va bene così, eccetera eccetera. Allora la bussola è questa, quella che la collaborazione e la rete e la pratica intersindacale deve essere basata sulle cose concrete. Questo non è una chiacchiera, noi per tanti anni, diciamo, se abbiamo conquistato anche a livello nazionale tante cose, e attraverso questa pratica abbiamo fatto quel SICOBA, con cui abbiamo grandi differenze dal punto di vista ideale, politico, eccetera eccetera, ma nella pratica siamo riusciti a farlo. E nel corso degli anni c'è stata, durante la pandemia, cito la rete dei lavoratori dello spettacolo, la rete degli educatori, adesso c'è appunto da pochi mesi la rete dei lavoratori della cultura, cioè ce ne sono tante di queste esperienze in cui a noi, prima ancora di voler mettere la bandierina siamo ADL COBAS, ci interessa che sia una cosa vera, perché altrimenti ci troviamo in cinque, ognuno è responsabile dell'organizzazione e diciamo va bene, ci mettiamo d'accordo, facciamo la roba, ma siamo in cinque, perché noi sappiamo che le cose cambiano se siamo in tanti, se c'è qualcosa di vero, altrimenti diventa una specie di parlamentino in cui in realtà è fatto così, tra virgolette, dai capi, i capetti di questi sindacati. A noi ci interessa, noi invece vogliamo che questa sia una cosa vera e che riguardi veramente i lavoratori. Però credo anche che sia una proposta che facciamo a tutte e a tutti, anche a chi non fa parte dell'ADL, che diciamo non è vieni dentro nell'ADL punto e basta, ma è
facciamo delle cose insieme. Questa è la pratica intersindacale e lo stiamo facendo in tanti settori, ma credo che ce ne sarà bisogno ancora di più. Oggi sono presenti anche compagni e compagne di altri, del SIA, il COBAS, del, vabbè, non so se i romani delle club sono venuti, insomma, così diciamo. Abbiamo anche ormai una serie di rapporti consolidati anche con altre organizzazioni che sono in altre, altre aree territoriali, ultimamente anche con la Confederazione COBAS e via dicendo, ma proprio con questo spirito, per cui, se come dicevo anche prima, non basta avere ragione, oggi ci raccontiamo tutte le cose a livello di sfruttamento, ma appunto avere ragione non basta, ci vuole l'organizzazione, però anche un'organizzazione appunto che sia il meno possibile verticistica, centralistica, dove c'è qualcuno, pochi che decidono e gli altri che eseguono, ma una cosa che parte veramente dal basso e che sia basato poi sulle cose vere, perché a chiacchiere siamo tutti bravi, ecco, grazie.